Bentrovati a Medicina 74. Parliamo oggi di endometriosi, una malattia molto diffusa, di cui si è parlato molto poco negli ultimi anni, una malattia, diciamo, tra virgolette, potremmo dire recente come interesse da parte della medicina, ma in realtà è una malattia molto subdola che colpisce tante donne. Parliamo di 3 milioni di donne solo in Italia. Lo facciamo con la dottoressa Stefania Barrera, ginecologa dell'ospedale di Modica. Bentrovata. Grazie, bentrovati a voi e grazie per avermi invitato. Tra l'altro l'argomento è un argomento, come hai detto tu, importantissimo, sempre più attuale, e sono felice di essere qua con voi oggi. Ecco, quello che cerchiamo di fare è appunto un po' di chiarezza sulla malattia, quindi di che cosa si tratta, come viene diagnosticata e che cosa può fare una donna che è affetta da endometriosi. Intanto partiamo dal che cos'è l'endometriosi. Che cos'è l'endometriosi? È difficile un po' da spiegare. L'endometriosi è una localizzazione ectopica della mucosa endometriale, che vuol dire l'endometrio, che è la parte interna che riveste l'utero internamente, che mensilmente viene eliminato col ciclo mestruale, ha la sua tipica localizzazione dentro l'utero. Quando delle cellule endometriali si trovano fuori dall'utero e si possono trovare a livello ovarico, a livello della pelvi e quindi in tutto il foglietto che riveste il peritoneo, negli organi pelvici o altrove, ahimè alcune volte si trova anche a livello polmonare, quella è endometriosi, cioè una localizzazione fuori dal normale posto dell'endometrio. Solitamente queste cellule, che vengono stimolate dagli ormoni ovarici, seguono ovviamente il ciclo ovarico, per cui succede, nelle cellule ectopiche succede la stessa cosa che succede nell'endometrio, quindi proliferano e quando si ha il calo del progesterone mestruano. E questo sangue che viene prodotto a livello endometriale, a livello della cavità peritoneale, ovviamente crea un processo flogistico, un processo infiammatorio, dà fastidio perché non è la normale localizzazione, per cui più questi fenomeni si verificano più danni poi si fanno a livello di questi organi. Ovviamente tutto questo meccanismo noi lo viviamo passivamente, come invece come la donna può riconoscere questo meccanismo? Ovviamente sì, si verifica in maniera subdola, in maniera lenta, via via con i cicli, per cui spesse volte non ci se ne accorge. Il primo sintomo più importante che si ha nell'endometriosi è appunto il dolore che solitamente è tipico, compare pochi giorni prima della mestruazione, si acuizza con la mestruazione, col ciclo mestruale, e che poi via via col tempo diventa un dolore cronico, diventa dispareunia, cioè dolore con i rapporti sessuali nella penetrazione profonda, può diventare anche un dolore se vengono coinvolti alcuni organi come il retto, come la vescica, può diventare anche dolore nella defecazione, dolore con la minzione, perdite ematiche, ma queste nelle fasi avanzate. Purtroppo, come dicevamo, è una malattia sociale invalidante la cui diagnosi si fa tardivamente, pensa che passano circa 6-7 anni, intanto prima che la famiglia capisca che quel dolore di quella ragazza, di quella donna, è un dolore da valutare, non il classico dolore mestruale, la classica dismenorrea. Dopo ci si fa un po' di giri perché anche gli stessi specialisti ancora ora abbiamo difficoltà a riconoscerla come patologia, per cui solitamente il tempo medio di diagnosi è 10 anni ed è un po' tardi perché già l'endometriosi ha fatto i propri danni. Il secondo sintomo, che poi non è un sintomo ma è un'evidenza clinica, è la sterilità. Nel 30-40% l'endometriosi si associa alla sterilità, per cui si fa una diagnosi di endometriosi tardivamente perché le donne spesso che hanno avuto una storia di cicli abbondanti, di cicli mestruali dolorosi, di dolori cronici eccetera, giungono come coppia sterile dal ginecologo e ahimè sono gli effetti in una fase avanzata. Avanzati di un'endometriosi misconosciuta, non riconosciuta e quindi non trattata. Come può una ragazza, perché magari si parte, qual è il periodo, ecco, magari facciamo un passo indietro, qual è il periodo in cui colpisce di più la malattia? Allora, diciamo che prima dei 30 anni un buon 70%, ma già la patologia incomincia. Sì, tu consideri che il 10-20% delle donne sono affette, quindi una su 10 donne ha l'endometriosi. Quindi intorno ai 20 anni, ma già ai 18 anni, ma anche prima, insomma, alcune volte ci sono delle ragazzine che presentano questi forti dolori mestruali che non dobbiamo sottovalutare, assolutamente. Tant'è vero che ormai lo si dice ai congressi, eccetera, quel concetto di mettere in terapia una ragazzina perché è piccola, allora non va fatto, è un concetto sbagliato, perché quando c'è una dismenorrea forte è preferibile trattare la ragazza perché potrebbero esserci problemi successivamente.
Quindi è importante saper riconoscere dal dolore, quindi il segnale primo, come ho capito, è il dolore, esatto, la differenza, forse rivolgersi a uno specialista. Rivolgersi a uno specialista, e anche per noi la diagnosi non è facile, perché molte volte le lesioni sono delle lesioni minime, per cui non è una diagnosi da porre facilmente, perché noi facciamo diagnosi con la visita ginecologica, perché cerchiamo di capire se c'è dolenzia al movimento dell'utero, degli organi pelvici, o se ci sono aderenze, con l'ecografia, perché cerchiamo di vedere i noduli, che adesso stiamo imparando a riconoscerli anche noi, perché non è una cosa facile, oppure se c'è adenomiosi, cioè se, che è anche questo un altro segno, cioè se parte di endometrio infiltra il muscolo uterino, e quindi questo è un altro segno che si associa spesso all'endometriosi. Dopodiché esiste anche un marcatore che è il CA125, che è uno dei segnali eventualmente dell'endometriosi. Un esame del sangue? Sì, sì, un esame del sangue che spesso però non è positivo, non è aumentato. Adesso stiamo incominciando a dire che potrebbe anche non essere valido come marcatore, cioè non c'è un'elevata evidenza scientifica. Per quindi cui anche noi un se po' chi ha l'endometriosi all'inizio ha un elevato livello di CA125. Esatto, no, non sempre. E quindi anche noi un pochettino brancoliamo nel vuoto. Quando poi vediamo le cisti evidenti, le cisti cioccolato a carico dell'ovario, a livello ovarico, allora lì facciamo una diagnosi con più certezza, con più evidenza. Però altre volte, a mio parere, se il dolore è cronico, il dolore della ragazza durante il ciclo, la dismenorrea, una dismenorrea è importante, sono donne che vanno trattate anche nel dubbio, con un forte sospetto. Quindi le cisti sono il primo segnale più evidente, più le cisti altro. Sono quelle più facili per noi da diagnosticare, le classiche cisti cioccolato che hanno un bel nome, però non sono non per sono niente belle. Carine. No, no. Da lì in poi la malattia si può guarire o è soltanto un tenerla a bada? Da lì poi la malattia è un tenerla a bada, nel senso che chi è affetta da endometriosi lo sarà. Per cui in realtà esistono diverse terapie a seconda della stadiazione, esiste la terapia con l'estroprogestinico in maniera continuativa, esiste la terapia con lo solo progestinico, esiste la chirurgia, che però va fatta solo in casi esclusivi, insomma quando ci sono delle cisti, quando c'è una donna desiderosa, una coppia desiderosa di prole, però ci sono questi focolai che comunque tante volte, ripeto, sono misconosciute e quindi vanno tenuti in considerazione. Alcune volte vi può essere la remissione dopo terapia, però è bene fare la terapia anche dopo chirurgia per periodi lunghi. Soprattutto in previsione di una gravidanza. Soprattutto in previsione di una gravidanza. Ecco, quante donne, abbiamo detto tantissime le donne affette da questa patologia, quante rischiano a grandi numeri la sterilità? Diciamo che è una malattia... Com'è percentuale? Una malattia sempre più correlata, un 30-40% è dovuta proprio a questo. Perché? Quali sono i motivi? Perché l'endometriosi, creando un fenomeno flogistico, un processo flogistico nella pelvi, creando una down regulation dei recettori per l'endometrio, crea un'ipofertilità a livello endometriale, crea una stenosi delle tube, un allontanamento dalle tube di Falloppio dall'ovaio, crea una alterazione della mobilità della tuba, per cui queste sono le cause oltre al fatto che può essere correlata anche a un aumento di incidenza di aborto e di parti pretermine, però ancora non si sa se è perché le donne sono delle donne che magari sono attempate per avere una gravidanza, perché poi solitamente la sterilità che porta l'endometriosi ti porta a fare una diagnosi tardiva, eccetera, e quindi sono donne che hanno figli un po' in età avanzata. Sì. Abbiamo detto una malattia che riguarda più o meno, io avevo detto, 3 milioni di donne a grandi, esatto, solo in Italia. Solo in Italia, 10-20% di donne. Una diffusione enorme negli ultimi anni, ma lo stile di vita... ha una relazione? Allora, lo stile di vita potrebbe avere una relazione, intanto l'alimentazione sembra che ci sia una correlazione, però sono delle evidenze molto deboli, per cui scientificamente non ci si sente di dire questo, però una correlazione con l'alimentazione ricca in grassi, in alcol, in zuccheri facilita lo sviluppo dell'endometriosi, mentre un'alimentazione a base di frutta,
di verdura potrebbe prevenire. Poi c'è una teoria sul reflusso, per esempio, per quanto riguarda l'eziopatogenesi dell'endometriosi, è sempre più evidente sul reflusso. Che cos'è? Una teoria praticamente spiegherebbe come si formano gli impianti peritoneali di questa mucosa endometriale, secondo la quale ogni volta che una donna ha un flusso mestruale, parte di sangue refluisce attraverso le tube e quindi con questa anche le cellule endometriali, per cui l'uso per esempio di Tampax potrebbe favorire questo fenomeno, però ripeto, sono delle teorie che hanno una scarsa evidenza scientifica, non sono tanto approvate da studi. C'è quindi una ricerca per quanto riguarda l'endometriosi? Esatto, non ci si ferma mai, perché è una patologia, come ti dicevo, sempre più che ha un'incidenza sempre maggiore. Possiamo dire però che è recente come scoperta, tra virgolette. Esatto, come scoperta sì, però è una decina d'anni che si sente tanto parlare di endometriosi. Sì. A partire da una decina d'anni. Sì, da una ventina d'anni, diciamo, solo che all'inizio c'erano i primi studi, eccetera, però effettivamente alla ribalta da una decina d'anni, sì, che la stiamo studiando, cerchiamo di capire sempre di più, cerchiamo di capire con che cosa possiamo trattare, ancora ci sono delle teorie discordanti, soprattutto per quanto riguarda le fasi avanzate, la chirurgia, il rapporto con la sterilità. Ecco, tu dicevi si interviene chirurgicamente soltanto quando è proprio necessario, quando ci sono le cisti, quando l'endometriosi è un pochino più avanzata. Prima quali sono invece le terapie? Prima le terapie sono terapie a base di estroprogestinici, perché la finalità è quella di abbassare al massimo i livelli di estrogeni, sono quelli che stimolano l'endometrio deciduale, e quindi gli estroprogestinici che vanno fatti in continua, cioè senza sospensione, senza la classica sospensione della settimana, e soprattutto il progesterone più utilizzato del Dienogest, oppure appunto c'è una pillola, Visan è l'unica che va fatta in continua, che è solo a base di progesterone. E dopodiché appunto la chirurgia, oppure ci sono gli analoghi per sopprimere completamente, però significherebbe mandare una donna in menopausa farmacologica, non è una terapia che è molto utilizzata. Infatti questo leggevo, che forse all'inizio era esatto, si era su questa strada, poi con gli anni si sono individuate delle terapie per cui la pillola continuativa, esatto, quella che si prende 28 esatto, 30 giorni, sempre, in 28 su 28 senza nel senso. Perché la sospensione, ricordiamo, fa mestruare e quindi dobbiamo evitare. Però questo non esclude che una donna terminando la pillola possa riavere il suo ciclo. Esatto, possa riavere il suo magari ciclo, c'è la paura a ritentare ad avere le sue gravidanze, se si parla di questo. Perché leggevo su internet molti dubbi delle donne, sono: ma se prendo la pillola sempre poi avrò ancora il ciclo? Sì. Sì, purtroppo c'è ancora questo timore nei confronti della pillola, del contraccettivo, queste false credenze che insomma rovinano la funzione ovarica, invece no, la mettono solo a riposo, quindi è come se si avesse un... Sono sedata. Esatto. Ecco, leggevo che il LEA, nel nuovo piano sanitario nazionale, prevedono tra le nuove malattie riconosciute come invalidanti e tra le malattie rare anche l'endometriosi. Penso una bella conquista, un'importante conquista. Finalmente sì, si è arrivati, però diciamo che è una conquista fatta in parte, perché in realtà questa, l'endometriosi, che è un dramma sociale veramente, perché alcune volte il dolore può essere talmente invalidante da compromettere qualsiasi attività, le ragazzine non vanno a scuola, non riescono a studiare, attività sportive non riescono a farle, non si riesce ad andare a lavorare, per cui non è una cosa da sottovalutare. Solo che è stato riconosciuto e inserito nei LEA solo l'endometriosi al terzo e al quarto stadio, quindi ancora il primo e il secondo stadio, che comunque sono delle malattie invalidanti ugualmente, non sono riconosciute. Poi, si fa sapere in quali stadi ci vuole sempre lo specialista? Ci vuole lo specialista che ti certifichi, eventualmente al terzo e quarto stadio viene diagnosticato perché c'è un referto chirurgico con la laparoscopia, la diagnosi viene fatta in maniera laparoscopica, quindi con la chirurgia, per cui eventualmente si deve richiedere cartella clinica e poi si richiede appunto l'invalidità, che ti permette soltanto comunque di fare le visite ginecologiche, perché sono delle donne che vanno a controllo sempre, quindi visita, ecografia,
C'è un sollievo anche economico, esatto, per chi ha, sì, questa, sì, insomma, questa patologia. Esatto. Tanti convegni di recente che si occupano di questo, qual è la strada verso cui si sta guardando? La strada verso cui si sta guardando, intanto si sta cercando molto di capire, perché appunto ancora non si riesce a fare una diagnosi precoce, quali potrebbero essere i marcatori che ci possono aiutare in tal senso, e ce ne sono tanti ma finora nessuno valido, e secondo una terapia valida, giusta, che riesca appunto a, non dico a guarirla, ma a tenerla molto sotto controllo e a riuscire a ridurre i casi di infertilità, perché proprio c'è una fortissima correlazione, e quindi questo si sta cercando di fare. Abbiamo detto che cosa, diciamo, la ricerca ha intuito che può aumentare il rischio di endometriosi per quanto riguarda la dieta. Qualche consiglio invece su come mangiare bene? Beh, in generale. In generale, tanto fa bene sempre. Esatto, non soltanto per quanto riguarda l'endometriosi, ridurre l'assunzione di carboidrati, di grassi, attività sportiva è importantissima, mm-hmm, e poi l'uso di frutta, verdura, cereali. Quindi questo aiuta in ogni caso. Aiuta sempre. Va bene, grazie per, per essere riusciti a parlare di endometriosi, perché comunque abbiamo detto che interessa tante donne, quindi speriamo di avere fatto una buona informazione in questo senso. Speriamo. Ringraziamo la dottoressa Stefania Barrera per essere stata con noi. Grazie a voi. E a tutti una buona serata, arrivederci. Ciao. 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 Come ti chiami? Mi chiamo Sara. Elisa. Mi chiamo Olimpia. Sara, con l'H finale. Arianna. Annalisa. Vanessa. Cinzia. Cecilia. Alessia. Alessandra. Dove abiti? Sono di Reggio Emilia. Cuneo. Abito a Parma, ma sono di Napoli. Sono di Massa. A Ravenna. Cesena. Milano. A Parma. Vengo da Verona. A Roma. Venezia. Quanti anni hai? 27. 32. Per ora ancora 33. 39. 28. 33. Passiamo alla domanda successiva. 41. 37. 35. 37. Stato d'animo? Giocoso. No comment. Non pervenuto. Sono serena. Un po' stressato. Gioioso. Confuso. Positivo. Felice. Ansioso. Tormentato. Come stai? Non mi lamento. Puoi chiedermi qualcos'altro? Non c'è male. Direi bene. Alla grande. Bene. Azzarderei un bene. Abbastanza bene. Non si vede dalle occhiaie. Potrei stare meglio. Sei mai stata operata? Sì. 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 Come mai? Ho l'endometriosi. 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 Io ho l'endometriosi. Ho l'endometriosi. Ho l'endometriosi. Che sintomo avevi? Beh, avevo dolore alla menzione. Dolore al retto. Dolore alla pelvi. Avevo forti coliche. Avevo dolori durante l'ovulazione. Dispareunia. Dismenorrea. Un forte dolore addominale. Difficoltà a rimanere incinta. Cistite ricorrente. Ero sempre tanto stanca. Come ti sei sentita alla diagnosi? A terra. Molto stanca. Arrabbiata. Molto confusa. Insicura. Sollevata. Ho chiesto endo che? Sollevata, perché finalmente avevo dato un nome al mio male. Non saprei dirlo. Stordita. In chi o cosa hai trovato sostegno? L'ho trovato nell'Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Nell'Ape, associazione progetto endometriosi. Nella mia associazione. Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Nella mia associazione, l'Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Thank you.
L'endometriosi è una malattia molto comune, più di quanto tu possa immaginare. Colpisce circa 3 milioni di donne in Italia, donne giovani, in età fertile. Se ti riconosci in questi sintomi, non aspettare. Chiedi un consulto al tuo medico e visita il sito apeonlus.com.